La diversità è un valore. Educare e formare ad una vera parità di genere che contrasti la violenza sulle donne è oggi sempre più centrale per un vero rilancio non solo sociale ma anche economico del paese. E questo è il tema oggetto dell'incontro tenutosi il 23 novembre nella sede dell'Unione Industriali di Napoli, dal titolo Contro la violenza sulle donne generiamo cultura, promosso da Unione Industriali Napoli, Federmeccanica e INPS CUG, Comitato Unico di Garanzia, in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Un momento significativo di confronto per riflettere sulla necessità di costruire una cultura consapevole ed inclusiva, fondata sul dialogo, sulla conciliazione, sull'alleanza tra i generi e sulla rete tra attori pubblici, privati e società civile. La giornata di oggi Generiamo Cultura vuole essere questo, la testimonianza che dalla cultura si arriva poi alla crescita. A mio avviso la consapevolezza c'è, è importante però che ci siano delle azioni concrete a sostegno non solo delle donne, della famiglia. Non dimentichiamo che oggi le strutture a supporto delle famiglie come gli asili nido sono carenti, i percorsi formativi devono essere strutturati che guardino anche a quella che è l'esigenza delle maestranze del futuro, delle professioni del futuro, il mondo scientifico ancora troppo poco presidiato dall'universo donna. Ecco, quindi a nostro avviso un'alleanza pubblico-privato concreta per portare questa percentuale così bassa del 34% delle donne nel mondo del lavoro almeno ai livelli nazionali che sono oltre il 50%. Siamo tutti convinti che la sinergia tra diversi soggetti, pubblici e privati, possa fare la differenza. Per cui l'INPS in particolare è coinvolto in un progetto dal titolo Il protagonismo maschile nella lotta contro la violenza sulle donne, perché abbiamo ritenuto di dover coinvolgere i nostri dipendenti, gli uomini, in presa tutta, quindi su tutto il territorio nazionale, nella giornata di domani sarà aperto uno sportello rosa dedicato alle donne vittime di violenza. Saremo a disposizione in maniera libera, senza appuntamento, e proveremo a descrivere loro il percorso che possono realizzare e le prestazioni che possiamo erogare a loro favore, anche in considerazione di un dato di fatto, cioè che molto spesso le donne vittime di violenza non hanno quella libertà economica che consente loro poi anche l'autonomia. I lavori sono stati aperti dalla toccante lettura dell'opera Stai zitta ed altre nuove frasi che non vogliamo sentire più della compianta scrittrice sarda, voce libera, Michela Murgia, da parte dell'attrice Miriam Candurro. Noi donne spesso non percepiamo quanto sono sbagliati i comportamenti degli uomini perché ne siamo abituate. E la famosa frase fatela una risata, che è una frase che credo che ci saremmo sentite dire almeno 10 volte, almeno, minimo. Nella nostra vita sta ad indicare quante volte noi abbiamo sentito che quella frase, quel commento, quell'atteggiamento non era giusto, ma è stato sminuito. Dobbiamo smetterla di sminuire, cioè tutte le volte che noi sminuiamo un comportamento sbagliato maschile, come dice la Murgia, permettiamo ad altre donne di subire maltrattamenti morali, fisici, fino ad arrivare al femminicidio. L'evento è stato accompagnato dall'allestimento di un'esposizione di opere evocative sul tema The Cage. Raccontare il mondo The Cage, che sarebbe la gabbia, questo mondo nel quale le donne sono imprigionate, non hanno la possibilità, alle volte inconsapevolmente, per cui si parla del soffitto di cristallo, in qualche modo invece è proprio quel velo, quel tentativo di uscire da dietro una posizione nella quale spesso siamo anche inconsapevoli di ritrovarci. E poi c'è un quadro che proprio segna Escape, il desiderio di lanciare un messaggio: fuggite laddove c'è questi segnali sono così forti.